La figura di Renato Cottini, scultore e partigiano torinese, è stata al centro dell'incontro organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Istituto Scolastico e l'AMPI di Torino, presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Statale a lui dedicato a Torino. Per l'occasione è stata scoperta la targa commemorativa dedicata allo scultore e intitolata l'Aula Magna a Luigi Viano Bellandi, comandante della 6ª Divisione Alpina Giustizia e Libertà, primo preside del liceo. Ricordiamo la figura di Cottini che dà il nome alla scuola. Qual è il suo lascito a giorno d'oggi? Beh, è il suo esempio di scultore, di giovane scultore frequentante l'Accademia di Belle Arti che dopo l'8 settembre fece la scelta di entrare nella Resistenza. Durante un'azione venne preso ed infine, a seguito dell'uccisione di ufficiali nazisti, insieme ad altri 10 partigiani venne ucciso il 26 maggio del 1944. A noi sembra che sia importante per far riscoprire ai ragazzi l'identità della scuola e un esempio da imitare per il coraggio civile.